voglio che mi racconti tutto quello che sai su... Oppure voglio che mi racconti com'è andata, per filo e per segno, dall'inizio alla fine. Ecco, queste richieste, che sembrano così normali e ovvie, secondo me sono un qualcosa che stiamo perdendo e un qualcosa da coltivare. Dirai, ma che stai dicendo, Robin? Sto dicendo semplicemente che la capacità di raccontare e la voglia di ascoltare con attenzione, senza la necessità di commentare, di dare la tua opinione, di dire a te com'è successo invece, ma di accogliere in maniera completa il racconto di un'altra persona, la sua capacità di tirar fuori ricordi, emozioni in maniera sicura. Sicura perché ascoltato con attenzione e certo di avere dall'altra parte un orecchio interessato, un orecchio disposto ad accogliere tutto quello che arriva è un'opportunità che noi umani stiamo un po' perdendo. Non che sia scomparsa del tutto, però ti porto all'attenzione, ad esempio, quello che a me colpisce. Quello che a me colpisce è il fatto che quando io sento il bisogno, mi trovo in una situazione dove vorrei raccontare qualcosa e inizio a raccontarlo, mi accorgo subito che la controparte si distrae dopo 3x2, dopo pochi secondi, un minuto, o gli si accende lo smartphone, o guarda da un'altra parte, o lo vedi che non ti sta seguendo, non è interessato. E questo è un peccato laddove soprattutto questa persona è un amico, un conoscente, un parente, qualcuno che tu hai vicino. E questo, cioè, curare la propria capacità di prestare forte attenzione alle altre persone ci dà la possibilità di essere realmente presenti, di dare qualcosa di tangibile, direi anche in questo caso di valore alla persona a cui siamo vicino. La prima cosa che noto è appunto questa ormai sempre più frequente e facile distrazione. Perché se ci presto attenzione vedo persone che qualsiasi cosa facciano, non è che perché per forza gli sto raccontando qualcosa si distraggono, ma in qualsiasi cosa io li seguo o in molte delle cose che fanno, non hanno continuità, stanno 10 secondi, iniziano un'attività, poi dopo la interrompono, si distraggono, se ne dedicano per un momento un'altra ancora. Non riesco a vederli per 1, 2, 3 minuti su quel pezzo e continuare a farlo. E l'altra cosa che, oltre alla capacità di non ascolto, piano piano si sviluppa o si può notare dialogando con le persone, è la nostra non creare delle vere e proprie occasioni per poterci raccontare l'un l'altro. Perché è fermo nella mia memoria il ricordo di quanto mi sia mancato e ormai è participio passato l'opportunità di raccontare viaggi, avventure, sensazioni e storie personali alla mia famiglia, ai miei genitori soprattutto e ai miei fratelli, quando, che ne so, ero stato in vacanza o in un villaggio vacanze o avevo fatto un viaggio all'estero, ero stato via per 1, 2, 3, 4, 5 mesi. Poi tu quando torni vorresti alle persone a cui vuoi bene, alle persone a cui sei vicino, alle persone che credi o senti siano in sintonia con te, vorresti condividere tutto quello che hai scoperto, perché in quel racconto tu scopri delle cose, tu vivi delle emozioni, in alcuni casi ancor più di quando le hai passate direttamente. Però questa tradizione, questa buona abitudine delle famiglie di raccontarsi, io vedo che si è persa. Una volta si facevano
i filmini o i videomontaggi delle vacanze, ma non queste cose super automatiche con la musichetta, premi un bottone e ti fa tutto, ma ci si spendeva del tempo perché raccogliere questi ricordi e rivederli, condividerli insieme portava qualcosa. Ma credo che nell'arte verbale, orale, di raccontare le cose, sia dal lato di chi le racconta che dal lato di chi le accoglie e le riceve, ci sia una grande ricchezza. Questo è il succo di questo discorso strampalato di oggi. E quindi dove voglio arrivare? Cosa vorrei condividere di ciò che ho appreso? Ciò che ho appreso, o forse meglio realizzato, è che questa mancanza che io sento non è una mia fantasia, non è una cosa che sta solo dentro di me, è una cosa che in generale intorno a me manca sempre di più, anche se frequento altre famiglie, altre persone, altri amici, altri individui che hanno fatto esperienze. Quando gli chiedo, quando vado a vedere le loro opportunità, occasioni di condividere, di poter raccontare liberamente in profondità queste loro storie, questo nelle loro vite avviene sempre meno, cioè questa attività avviene poco. Osservazione numero uno. Osservazione numero due: per cambiare le cose, per cambiare il mondo intorno a me che mi circonda, quello che voglio fare e che penso sia di grande utilità anche per chi comunica, fa marketing e vendite online, perché questa arte del raccontare è così importante per tutto ciò che è la comunicazione, è di creare spazi perché ciò avvenga. E quindi, se sono papà o se sono mamma e ho dei figli, di regalare una sera a tuo figlio o a tua figlia al ritorno da un viaggio per ascoltarlo, non per fare casino, non per giocare a carte, non per vedere un film, non per invitare un sacco di amici e sbuffasse un miliardo di cose buone, sì anche, però poi riservando uno spazio tranquillo, sereno, a fuoco, senza distrazioni, nell'ascoltare, nel lasciar raccontare il profondo a chi lo ha vissuto e lo ha sentito. E se sono invece dal lato del figlio, di pretendere, di chiedere, di creare io stesso occasioni, di far sentire la mia esigenza ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei parenti o ai miei amici, di poterli invitare a radunare per poter raccontare. Magari in una sera ci sono tre racconti, magari si possono mettere anche dei paletti, nel senso che se questa attività viene coltivata può diventare un'attività culturale, utile, arricchente, che ti riempie, meglio che andare a vedere un film che non sai bene se è una cagata oppure una cosa buona. Avere un gruppo di amici che si riunisce, ci sono due che raccontano qualcosa che gli è successo a loro due, o prima uno fa un racconto di un suo viaggio e poi l'altro di una sua avventura, anche fosse d'amore, penso che sarebbe una serata arricchente, sia dall'una che dall'altra parte. Raccontarsi e lasciare agli altri la possibilità di raccontare ciò che scoprono, vivono e che li ha emozionati è una ricchezza, secondo me, inestimabile, che dovremmo riprendere a coltivare. Ciao, io sono Robin Hood e questo è il podcast Da Brand a Friend. Il mio mestiere è quello di dare una mano ai piccoli imprenditori indipendenti, soprattutto coloro che si vogliono rendere indipendenti dai lavori tradizionali, diventando consiglieri di fiducia in una nicchia di mercato specifica, condividendo informazioni, risorse, consigli, esperienze, esempi e quant'altro, diretti ad aiutare altri a poter apprendere, conoscere e realizzare cose così bene quanto loro hanno imparato a fare. Prendi in considerazione la possibilità di diventare mio sostenitore o sostenitrice su patreon.com/robin_good.